La cosa più bella della partita l'abbiamo vista alla fine. L'esultanza di Allegri al gol annullato della Fiorentina. Mi ha steso, mi ha piegato in due. No, troppo bene. Quell'esultanza, quell'espressione merita un meme. Quindi, cari autogol, forza! Fate un bel video su quell'esultanza di Allegri perché è stata veramente una roba fantastica. Fantastica, mi ha fatto ridere un botto. Allora, Juventus Fiorentina 1-0, lasciate un like al video, iscrizione al canale, perché prossima settimana ricominciano le coppe europee. Quindi, siccome sia la Juventus sia la Fiorentina sono impegnate nelle coppe europee, se volete fare più cammino possibile, dovete lasciare l'iscrizione a questo canale. Detto ciò, parliamo della partita. Juve 1, Fiorentina 0. Vittoria di Hortomuso, partita in cui sostanzialmente posso dire quello che ho detto già negli scorsi video. La Juventus, se passa in vantaggio, probabilmente la vince perché fa un'ottima fase difensiva. Il problema è quando passa in svantaggio, perché quando passa in svantaggio, avendo zero gioco e che si basa su qualche lampo di Di Maria, qualche volta di Chiesa, fa più fatica. Però se va in vantaggio, quello è il gioco d'Allegri, quello è il calcio che conosce. Queste sono le sue idee e quindi le partite le porta a casa se va in vantaggio. Per cui questo è il messaggio che ha lasciato questa partita. Certamente una Fiorentina poco consistente, per non dire inconsistente, che arrivava negli ultimi 15-20 metri e non la beccava mai la porta, l'ha beccata solo con Castrovilli, ma lì è stato dato il fuorigioco. Parliamone, perché poi è intervenuto il VAR, ma il gol è stato annullato correttamente perché l'arbitro doveva decidere, è andato al VAR per decidere se la posizione di Ranieri fosse attiva o passiva. In quel caso, chiaramente Ranieri va ad impattare sull'azione, perché quel suo corpo a corpo, quella sua tirata di maglia con Locatelli, chiaramente condiziona la giocata di Locatelli, per cui gol correttamente annullato. Tra l'altro, fuorigioco era di tacco, di un mezzo tacco avanti Ranieri, però c'è da dire che anche a Vlahovic è stato annullato un gol che stava di mezza spalla, mezza testa avanti, per cui sono fuorigiochi. Oppure fuorigioco, sono fuorigiochi che soltanto la tecnologia può beccare. Cioè, negli anni quando non c'era il VAR, questi fuorigioco non l'avrebbero mai e poi mai fischiati. O comunque, se li fischiavano, se il guardalinee alzava la bandierina, l'avrebbe alzata per puro caso, non perché avrebbe visto la mezza testa avanti o il mezzo tacco avanti. Però questa è la regola e ce la teniamo e va rispettata. Per il resto, una Juve che sì, ha avuto le occasioni, per me ha anche meritato la vittoria, però se andiamo ad analizzare, la maggior parte delle occasioni, se non tutte, sono nate da errori della Fiorentina. Le due occasioni di Kostic nel primo tempo, errori della Fiorentina. L'occasione di Ken, errore della Fiorentina. Il gol stesso è una respinta corta in area di rigore, poi per carità, bellissimo l'assist di Di Maria che quando tocca palla, non è che la tocca, la accarezza. Fa un assist bellissimo, tra l'altro, a Rabiot che di testa la mette in porta. Tra l'altro lì Terracciano l'aveva anche parata, ma anche in quel caso la tecnologia è entrata in gioco, perché chiaramente si vede che la palla è entrata in campo, cioè è entrata in porta, scusate. Però senza goal line technology poteva nascere un po' il dubbio, perché sì, la palla è entrata, ma ad occhio nudo, a velocità diretta, non è che era proprio così netto questo ingresso del pallone in porta. Invece poi dal replay si è visto chiaramente. Direzione di gara da parte dell'arbitro che non mi è piaciuta. Secondo me ha sbagliato tanto, soprattutto con i cartellini.
Ci poteva stare, anzi, secondo me c'era il secondo giallo a Bonaventura quando si disinteressa completamente del pallone e va dritto a dare una spallata a Rabiot. Lì è secondo giallo, però mi rendo conto che quella l'abbiamo vista noi sul replay, perché nel replay si vede chiaramente che Bonaventura va dritto sull'uomo e si disinteressa del pallone, però a velocità diretta, sai, è una spallata, può anche sfuggire questa cosa qua, ma in generale l'arbitro non mi è piaciuto come arbitrato, però non ha inciso sul risultato e alla fine, come dico sempre, gli arbitri per carità possono sbagliare, ma la cosa fondamentale è che non vanno ad incidere sul risultato, per cui questo non è assolutamente il caso. Comunque, vittoria per la Juventus che comunque si tiene in lotta, no, per il posto in Europa, magari che sia Conference League, che sia un'Europa League, comunque sono 3 punti, per cui prosegue la rincorsa della Juventus in campionato in attesa di come andrà a finire il ricorso, se riotterrà questi 15 punti oppure no. E poi settimana prossima ci saranno le coppe europee, una Juventus che giocherà in Europa League contro il Nantes, quindi un avversario superabile, battibile assolutamente, mentre la Fiorentina in Conference League se la vedrà con lo Sporting Braga e devo dire che per essere la Conference League è un avversario bello tosto. Paradossalmente la Fiorentina ha l'avversario più tosto di quello della Juventus, perché il Braga sta facendo molto bene anche nel suo campionato, mentre il Nantes nel campionato francese naviga in cattive acque. Ce l'ho vista classifica qualche settimana fa, era sotto la metà della classifica, per cui è una squadra battibilissima che la Juve, se fa minimamente la Juventus, dovrebbe superare senza problemi. Per il resto, migliore in campo l'autore del gol, perché quando vinci 1-0, spesso e volentieri si premia l'autore del gol, che comunque ha fatto un bel gol di testa, ma come al solito Di Maria ha fatto una bella partita, è lui che illumina la manovra della Juventus, si vede che quando prende lui palla c'ha qualcosa in più rispetto a tutti gli altri, non per niente è fresco campione del mondo, uno che ti fa la differenza nelle finali, quelle importanti, che sia la finale mondiale, che sia una finale di Champions, per cui è un giocatore molto molto importante per la Juventus, ma in generale non è che lo scopriamo stasera, insomma. Poi chi mi è piaciuto più? Chiesa, che diciamo chiaramente viene da un lungo infortunio, però piano piano, piano piano deve riprendere la condizione, sta riprendendo la condizione. Io penso che fra un paio di settimane, 3 settimane, ritorneremo a vedere il miglior Chiesa. Vlahovic non mi è piaciuto tanto, invece, ha fatto il gol, tra l'altro un gol da attaccante vero che scatta sulla linea del fuorigioco e a tu per tu col portiere lo supera molto bene, ma in generale non, cioè paradossalmente è stato più presente Ken quando è entrato quei 20 minuti, ha avuto più occasioni Ken che Vlahovic in 65 minuti. Per il resto bene la difesa, Bremer, Danilo, eccetera eccetera, hanno concesso veramente poco alla Fiorentina che appunto è stata inconsistente. Non mi è piaciuta la scelta di Italiano di presentarsi a Torino senza attaccanti, ha schierato Kouame come prima punta, però devo dire che poi nel secondo tempo, quando sono entrati Jovic e Cabral, non è che la situazione sia cambiata più di tanto. Una Fiorentina con poche idee, che si limitava a lanciare qualche palla lì in mezzo all'area di rigore a cercare un po' di fortuna, ma difatti il gol di Castrovilli è nato da un cross di Biraghi così, ma alla fine è una Fiorentina che non mi è piaciuta e che mi sta molto deludendo quest'anno. La Fiorentina lo scorso anno fece un buon campionato, concluse al 7º posto andando in Conference League. Quest'anno mi aspettavo qualcosa in più da Italiano. Probabilmente l'allenatore della Fiorentina sta puntando tutto sulla Conference League. A questo punto sì, perché in campionato stai facendo male, sei sotto la metà della classifica, per cui una Fiorentina che si butterà anima e corpo in Conference League, ciò non toglie che però in campionato mi aspettavo molto di più, mi aspettavo una Fiorentina a ridosso della zona Europa League e invece ce la ritroviamo al 12º, 13º posto. E detto francamente, per me la Fiorentina, per i giocatori che ha, per i valori che ha, non è una squadra che deve stare in quella posizione di classifica.
Detto questo, ci sentiamo, ci vediamo più tardi per il post partita di Napoli-Cremonese sulla carta partita scontata, prima contro ultima, però anche la Coppa Italia era scontata, Napoli giocò con le riserve, è vero, eppure la Cremonese espugnò lo stadio Diego Armando Maradona. Appuntamento a più tardi. Ciao!